Buonasera, benvenuti su Libri.tv. Questa serata del 22 febbraio 2013 è una serata un po' particolare perché, insomma, si conclude la campagna elettorale di queste elezioni che ci saranno politiche regionali in Italia e quindi la nostra programmazione ovviamente sa in qualche modo si interesserà di questa vicenda. Pre-elettorale, quindi campagna elettorale, qualche considerazione diciamo che si può fare conclusiva per quanto riguarda ovviamente la campagna elettorale. E anche su questo ho incentrato qualche riflessione per quanto riguarda l'editoriale, questa virgola. Molte promesse abbiamo sentito, molte sono state le ricette salvifiche che abbiamo ascoltato appunto per questo paese. Molte le nuove fonti possibili di entrate fiscali per abbassare le tasse, tanto da chiederci perché non ci si fosse pensato prima. Molte le promesse di riformare anche le riforme, la riforma del lavoro, l'IMU, insomma, riforme che hanno in qualche modo una data recente, ammettendo quasi direttamente che forse queste riforme non sono state elaborate nel modo migliore, se a distanza di pochi mesi, già si pensa a doverci rimettere le mani. Poi ci sono delle nuove tendenze, si consolida, diciamo, la non più nuovissima prassi dell'utilizzo del web per la politica, quello dei social. Certamente è un nuovo espediente, quello di non andare in TV e riuscire lo stesso a far parlare di sé in TV. Espediente usato da Grillo, che in questo momento a Roma, poco distante da qui, a San Giovanni, sta animando un comizio di chiusura del suo tour definito Tsunami Tour. In definitiva, gran parte di questa campagna elettorale è stata dominata da quello che definirei populismo o demagogia, ma certo alcune considerazioni a seggio ancora chiusi ragionevolmente sono possibili. Quasi certamente il ricambio generazionale, un ricambio generazionale, oserei dire antropologico, nei prossimi organi legislativi sarà notevole. Entreranno a farvi parte una moltitudine di persone che con la politica non hanno avuto nulla a che fare e pare neanche con la giustizia. Il requisito della non professionalità e dell'onestà dei nuovi politici, o meglio, forse della non menzione sugli atti del casellario, è sembrato essere il requisito fondamentale per entrare a concorrere alla selezione. A selezionare l'elettore, appunto, le liste elettorali di questo nuovo Parlamento. Non penso sarà particolarmente difficile, per gente motivata, di qualsiasi partito imparare in tempi brevi i regolamenti, parlamentari, le procedure correlate. Ricordiamo che si reggono anche dei consigli regionali, che sono anch'essi organi legislativi. Solo che, a ben riflettere, un po' tutto sembra un déjà vu. Un déjà vu di tempi non remoti, i tempi del post Mani Pulite, le elezioni del 94, un momento elettorale, quello appunto del 94, che vedeva andare alle urne un popolo amareggiato per aver assistito alle sequenze televisive degli interrogatori di Forlani da parte di un giovane aitante PM che rispondeva al nome di Antonio Di Pietro. Poi tutta la vicenda decadente politicamente del Partito Socialista, la drammatica vicenda anche umana di Craxi, cose che avevano scosso le persone, gli elettori, i cittadini, un elettorato composto di gente comune sia culturalmente che umanamente. C'erano dei nuovi partiti, c'era il PDS, erede del Partito Comunista, Alleanza Nazionale, erede del politico del Movimento Sociale Italiano, una mutazione mai del tutto metabolizzata dall'elettorato di destra. C'era Forza Italia, che era il partito creato dall'outsider del momento, Silvio Berlusconi, che era erede di un po' di cose ideologicamente abbastanza eterogenee, le esperienze socialiste, democristiane di stampo compromissorio. C'era una nuova legge elettorale, la prima di ispirazione prevalentemente maggioritaria, che era scaturita da un precedente referendum. Peraltro promosso dai radicali, tra i promotori c'erano anche i radicali, per i quali il maggioritario, per i radicali, appunto, il maggioritario ad un turno è sempre stata una tematica fondamentale. Insomma, le analogie, legge elettorale a parte, ovviamente, con la situazione attuale sono molte.
Ma quello che mi chiedo in qualche modo oggi, perché quelli che erano outsider nei primi anni 90 sono considerati come allora, negli anni 90, era considerata la classe dirigente del compromesso storico, post-bellico, del sessantennio catto comunista? Cioè c'è stata una specie di degenerazione di quegli outsider, di quella classe di outsider, in qualche modo di quei partiti nuovi, tra virgolette, se potevano essere chiamati nuovi, della metà degli anni 90, e oggi sono considerati non più appunto presentabili, non sono più proponibili, si sono dovuti rinnovare, hanno provato a rinnovarsi, promettono rinnovamenti anche interni, e appunto sono considerati non più proponibili, proprio come appunto negli anni 90 venivano considerati i vecchi partiti, quelli del periodo post bellico. Come mai ormai completamente screditata e ovviamente una classe politica completamente assediata da inchieste giudiziarie, forse anche appunto ormai improponibile, come fa a cambiare in meno di una generazione un'intera classe dirigente? Se è cambiata, o forse sono cambiati gli italiani e l'Italia, che quella classe dirigente probabilmente non se n'è accorta, non ha colto il cambiamento. E non l'ha interpretato, lo ha subito, però senza rinnovarsi anch'essa. Non è facile darsi una risposta. Io penso che l'Italia non può più permettersi queste delusioni, perché questi eventi storico-politici che si consumano nell'arco di ventenni affossano sempre più un paese capace di risorse umane e culturali che regolarmente restano inespresse di fatto. Grandi capacità individuali, adesso è inutile estrarre la retorica dei geni italici e così via. Ma in realtà sono incapacità di esprimere un'organizzazione sociale efficiente. Emerge sempre più che siamo un paese composto di 60 milioni di individui, tutti in concorrenza l'uno con l'altro, da non precisamente l'Italia non è in qualche modo abitata da un popolo con un senso della comunità. Conseguentemente viviamo, anche se non lo diciamo spesso, la suggestione per l'interesse privato, che si contende le risorse con l'interesse privato del vicino. È una concorrenza di vario tipo questa, sia lecita che illecita, a dire il vero. Fatto sta che grande assente, secondo me, è l'interesse comune. E la politica a questo si adegua e si è adeguata nel tempo, purtroppo. Con la sua offerta, la sua campagna elettorale che è piena di promesse clamorose, di genialate facili, facili, che nessuno ci aveva pensato prima, chissà perché, temi che leniscono il mal di pancia, le geniate appunto che sono così, anche estemporanee, dall'oggi al domani a volte anche abbastanza ridicole. Il primo mal di pancia, peraltro, è dato dalle tasche vuote. Conseguentemente, sono stati trascurati da questa campagna elettorale, temi meno rassicuranti e meno soprattutto analgesici, totale assenza della politica estera. Se si fa eccezione per delle versioni varie di europeismo, ma più dei confini d'Europa ovviamente non si va, un europeismo che è appunto delle versioni di un europeismo che sono ispirate a seconda dei casi da un pan-nazionalismo a un pan-rigorismo. Niente qua sulla giustizia, che è un tema drammatico, è un'emergenza assoluta per l'Italia, proposta soltanto dall'anelito radicale, cioè da un gruppo politico che vanta, grazie all'elaborazione politica di decenni, le possibili risposte a tantissimi problemi di questo paese, ma che purtroppo penso abbia sbagliato la sua campagna elettorale. Niente o quasi temi ambientali, eppure l'Italia è in piena emergenza idrogeologica. Sabato e domenica gli italiani in gran parte faranno il loro volere, dovere, votando. Spero siano animati dalla voglia di farlo, non ciascuno per il proprio interesse, ma per tutti quanti, per l'interesse dell'Italia, o meglio, per l'interesse di tutti coloro che vivono in Italia, quindi insomma un'estensione anche oltre al concetto di cittadinanza. Anche di questo parleremo nella puntata di oggi di Voci Radicali con due ospiti. Avremo appunto Voci Radicali con due ospiti che vi vado a illustrare appena vi illustro il palinsesto. Intanto ringrazio Donato Volpicella della regia di questa serata. Vi ricordo che Libri TV è un'associazione che si sostenta da sola e quindi sarebbe importante
che vi iscriveste e vado a illustrarvi il palinsesto. Il palinsesto di questa sera, dopo appunto, la virgola del direttore, avremo 20:45 voci radicali. I nostri ospiti spero siano già pronti. Allora, voci radicali abbiamo intitolato con riflessioni conclusive sulla campagna elettorale 2013 con Dimitri Buffa, giornalista, e Anna Rita Di Giorgio, che vi presenteremo entrambi radicali. Anna Rita Di Giorgio già l'abbiamo avuta ospite una volta in un dibattito. Alle 21:15 abbiamo appunto la mia parte radicale, una conversazione, voci radicali, in definitiva una conversazione con Silvana Bononcini, che ovviamente già conoscete essendo una delle colonne di Liberi TV. Alle 21:45 lo spazio Economia e Mercati, Open Market, ed è il commento e analisi sull'andamento dei mercati finanziari a cura di Alfredo Pauciolo. Alle 22:15 a tavola con i libri. La rivoluzione di Saulo a tavola con i libri è l'approfondimento, diciamo, le note di lettura di Giancarlo Calciolari. I titoli di oggi saranno La rivoluzione di Saulo, Paolo di Tarso e gli ebrei, la liberazione dalla schiavitù. E Paul de Tarse et les Juifs, credo che così si pronunci, La liberazione degli esclavaggi di Jean-Pierre Fayet. Questi sono appunto i due titoli della trasmissione Note di lettura di Giancarlo Calciolari. Chiuderemo le trasmissioni alle 22:40, se appunto riusciremo senza avere problemi. Non ci sarà la leggera euforia che appunto di solito invece conclude le trasmissioni. A questo punto io restituisco la linea alla regia, che manderà un po' di spot. Intanto ci prepariamo per seguire, io appunto lo condurrò, spero che siete in molti, che sarete in molti a seguirci, voci radicali a breve, fra qualche minuto. Linea alla regia.